Buon pomeriggio, buona domenica, ben ritrovati dal centro sportivo San Rocco di Capo di Monte. È domenica 12 novembre, quando si alza il sipario sul round numero 7 della 23esima edizione dello Sbordone League. 13 appuntamenti in programma, si starta alle ore 16, match in singola. Yoga Miami contro Olympique Miami, match di Under League. In classifica, queste due squadre si trovano quasi appaiate, hanno 2 punti di differenza. La squadra in maglia bianca, all'Olympique, fa 9 punti insieme al Real Alzano, condividono quarta e quinta posizione. Miami sono una partita di meno 2 punti al di sotto della squadra avversaria. Sesti in classifica, hanno 4 partite giocate. Il Milano ne ha 6, si coordina malino il giocatore in casa a Carancio. Poi a Puzzo che cerca, anzi è Rinaldi che trova Ferrara, è un 2 contro 2, palla a Francesco che se lo mangia. Ferrara. Per Rinaldi, piedone di Calio, anche in anticipo usata, Peppe Rinaldi, sbaglia anche lui. Ascolesi. Sale Asco, occhio 1 contro 1 con Chianese, palla larga, rete di Strino su assist di Ascolesi che batte Candice sul primo palo, 1-0 Miami, con le mani cerca Ferrara, fa cadere il pallone, controlla a seguire, c'è un piede e poi c'è Accurso, calcio alto, faggio con le mani, Strino di petto, grande uscita, faggio il recupero. Occhio a Strino, pallonetto, la porta è vuota. Arriva addirittura Ferrara. Abbiamo collegato bene il profilo a Sportiello, c'è un tentativo da fuori. Accurso, tacco di Ferrara a innescare. Rinaldi, parata di Cardone e poi Angolo. Si mette tutto fuori, la palla è per lui, il controllo. Il destro è alto, c'è deviazione. Esce con Strino. Sale lui, prova Strino, Candice in due tempi. Calio riceve, per un attimo pensa al tiro, lo prova dopo, Candice a due mani, Simonetti accoglie la respinta, sterzata sul destro, palla fuori, leva, resiste, prova a giocare questo pallone dietro, Calio raccoglie, destro sulla testa di Accurso, arriva Rosano, Accurso subisce il calcio, ancora Calio, ancora Accurso non lo prende, Ascolesi col tacco, arriva Rabesco, la palla rimane lì perché nessuno la riesce a rinviare, una svirgolata clamorosa e poi Candice con i pugni, Ascolesi fuori clamoroso, c'è l'anticipo del fischio, primo tempo 1-0 Miami sull'Olympique Milano, per adesso c'è il sorpasso in classifica, caccia Ferrara, deviazione credo decisiva di Cardone, no. Strino da lì, fondo. Niente, uno in questa protesta su questa calcio di punizione. Si sta lasciando innervosire troppo facilmente la squadra in maglia bianca. Qua Ferrara, l'unico lucido, prova un tiro. Cardone si stende, blocca. Sta provando in tutti i modi Ferrara a richiamare i suoi compagni. Lui arriva con lui, stavolta aiuta bene. Poi Ferrara. Entra in area Ferrara. Vediamo se c'è contatto o meno. Lo prende sul piede. Sei ultimo uomo? Sei ultimo uomo. Giallo per Strino. C'è il fischio. Ferrara. Rete. Centrale. Passa sotto Cardone. 1-1. Pareggia l'Olympique. Dietro a Candice. Gioca su. Così così. Colurcio. Calcio di rigore anche questo, errore incredibile di Coluccio, pazzesco, pazzesco. Vediamo quello di Asco, se lo rimette in vantaggio per il Miami. Asco, rete! 2-1, Yoga Miami, Ascolesi. Chiamare l'ultimo uomo a Coluccio che poi ha dovuto commettere fallo, angolo, Sportiello, Rinaldi. Bombone dalle retrovie di Ferrara, poi. Ascolesi, Candice, mette un piede su, gambone di Sportiello, Ferrara, palo clamoroso del Milano, poi leva su Candice, spostato Calio e poi Strino, tiro di Strino, fuori,
Va in porta e colpo di testa che alza il pallone nei campi Elisi. Forte questo corner. Lungo per tutti. Triplice fischio. Vince il Miami 2-1. Sull'Olympique Milano sono passati tutti i minuti di recupero. Sentito quando ha detto Mario Spiezia, termina 2-1 per Yoga Miami. E allora Ferrara, siete incappati nei vostri errori, nei vostri soliti problemi, tanto nervosismo dopo il gol subito e gioco stagnato, manovra lenta, siete sbattuti contro gli avversari e soprattutto poi con un paio di errori in difesa avete concesso questi due gol che sono costati caro. Che dici? Non abbiamo giocato più da quando abbiamo iniziato la Dina Bosic. Questa era una distruzione nostra. Una grande occasione per azzannare i piani alti della classifica. L'ho preso. Adesso la Champions potrebbe allontanarsi, però siete ancora in corsa. Tutti dovete fare di più. Compete a Mario, compete all'Olympique. Spiezia, speriamo non ci abbia rimesso nessuna vertebra su quella caduta lì. Però secondo me è perfetto per larghi tratti del match, una difesa controllata da te e poi soprattutto il passaggio in uscita è sempre il tuo per Ascolesi, per il terzino, l'azione comunque parte da te, un difensore che imposta. E allora 10 punti, con una partita in meno, potenzialmente 13, potenzialmente secondo posto. Yoga Miami possono ancora continuare a sognare il titolo? Sì, sicuramente. Diciamo che i 10 punti sono meritati perché la sconfitta che abbiamo subito è stata giusta perché non l'abbiamo giocata la settimana scorsa e quindi secondo me i 10 punti sono giusti. L'abbiamo giocata una partita in meno poi per il Napoli, se cose così, per il tempo, quindi ce la giocheremo fino alla fine, però la Champions sarà nostra. Come cambia la squadra vostra rispetto alla scorsa edizione? Secondo me il girone non è più semplice, anzi ci sono squadre secondo me più forti, il livello è salito nell'Under League, ma voi siete invece nel centro basso classifica, siete al secondo posto, cos'è sì. cambiato quest'anno? No, non è cambiato niente, diciamo, cioè, gli interpreti sono sempre gli stessi. È cambiata la mentalità, il gruppo. Diciamo che ci siamo uniti molto di più e diamo il massimo fino alla fine. Complimenti al Miami! Questo è per i fratelli Lombardi! Un bacio! Anche una dedica al capitano che non è potuto essere qua insieme ad Antonio. Chiamiamo! E anche a Jay Alex, il mio socio! Ciao Miami!